Ok, adesso qui vediamo invece un ansiolitico che è Roxas, molto usato in Italia, e vediamo cosa ci dice. Allora, reazioni psichiatriche e paradosse sarebbero quando causano un effetto opposto a quello che si presuppone dovrebbero causare. Quando si usano benzodiazepine, che è il principio attivo di gran parte degli ansiolitici come Xanax, è noto che possono accadere reazioni come irrequietezza, agitazione, irritabilità, aggressività, delusione, collera, incubi, allucinazioni, psicosi, alterazioni del comportamento. Non parla di suicidio, ma dice qualcosa che, se possibile, è ancora peggio, perché parla di psicosi. In psichiatria la psicosi è uno stato mentale in cui la persona perde totalmente il contatto con la realtà e quindi in quel momento è in grado di fare qualunque cosa, ok? Parla di allucinazioni, per cui ci sono persone che vedono avvicinarsi un amico e invece di vedere l'amico vedono un marziano che li sta attaccando e li vuole uccidere, oppure si affacciano al balcone, non si vogliono buttare giù, semplicemente si affacciano al balcone, pensano di poter volare e si buttano giù pensando di volare, capite? Quindi può succedere veramente di tutto quando tu perdi il contatto con la realtà. Vediamo se c'è qualche altra cosa che dice. Sì, qua ripete le stesse, diciamo, gli stessi effetti collaterali, e poi dice tali reazioni possono essere abbastanza gravi. Poi parla anche di dipendenza. L'uso di benzodiazepine possono creare dipendenza fisica e psichica, quindi esattamente come le droghe. Va bene, credo che sia sufficiente questo che vi ho mostrato. E allora mi sembra un po', mi viene in mente un po' un esempio di come se andiamo a comprare un'auto, un'automobile, e allora il venditore di auto ci dice: guarda, questa macchina funziona, però a volte potrebbe succedere, non è detto, è raro, ma può succedere che all'improvviso, senza darti nessun segnale prima, questa macchina accelera la tavoletta da sola e i freni si bloccano, non funzionano più. Tu compreresti questa macchina? Assolutamente no. Capisci? Assolutamente. Il messaggio che stai mandando, che sono Marco, è molto importante per quelli che hanno problemi diciamo esistenziali. In questo caso io ti ringrazio di avermi coinvolto in questa tua spiegazione, che è stata molto eloquente e eloquente. In poche parole, quello che stai dicendo è assolutamente non usare psicofarmaci. Voglio aggiungere una cosa, che vi sono addirittura dei governi che hanno fatto dei warning, quello significa degli alert, degli avvertimenti pubblici, per informare appunto i cittadini di questo pericolo. Uno per tutti, cito l'FDA, che il 15 ottobre 2004, l'FDA sarebbe l'ente americano che controlla la circolazione dei farmaci negli Stati Uniti, che nel 2004 ha fatto questo avvertimento, ha imposto alle compagnie farmaceutiche di aggiungere un avvertimento scatola nera, sarebbe come le sigarette, quelle riquadro nero che abbiamo nelle sigarette, dove c'è scritto il fumo uccide, sì, sì. Okay, ha imposto di fare questo riquadro nelle scatole degli psicofarmaci antidepressivi. Perché? Perché tutti questi farmaci potevano causare pensieri e azioni suicide in bambini e adolescenti. Dopo, nel 2005, l'anno successivo, ha esteso questo avvertimento negli psicofarmaci per adulti, ok? Quindi tanti altri governi lo hanno fatto, quello italiano no, non si capisce perché, vorrei sapere perché. Questo per venire al tuo discorso, che sono cose che chi gestisce questo tipo di cure, fra virgolette, conosce perfettamente. Beh, ce lo possiamo dire tra noi, diciamo, tanto non ci guarda nessuno. Siamo tra amici, esatto. Il fatto è che loro non lo mettono, il governo italiano non faccia questo, è come non fare quelle famose foto sui pacchetti di sigarette, che sono tremende, e quindi magari una buona percentuale di persone eviterebbero di fumare in base a quelle cose. Il governo italiano non lo fa, però fa tutt'altre cose, condona 98 miliardi di evasione fiscale, non fa la legge anticorruzione, che sono 60 miliardi. Per cui con quei 60 miliardi recuperati si potrebbero fare tante cose, cioè curare le persone in forma depressiva, magari dandogli lavoro. Esattamente. Che secondo me è la miglior pillola quella. Il lavoro e la dignità delle persone, carissimo Stato italiano, carissimi politici. Nei primi 9 mesi del 2014, carissimo Marco, sono stati all'incirca 164 suicidi.
Io sarei curioso di sapere quante di queste persone erano in cura con ansiolitici e antidepressivi. Sarei proprio curioso. In questo caso, non solo il governo dovrebbe essere processato in base all'articolo 580 del codice penale che induce al suicidio, ma in questo caso aiuta ulteriormente a suicidarti, perché non dà spiegazioni, non ci sono informative come quelle che ha fatto l'FDA in America e tanti altri governi tranne l'Italia, e quindi a maggior ragione dovrebbe essere processato per induzione al suicidio. Ma infatti vedi, noi abbiamo presentato un disegno di legge al Parlamento regionale che riguarda l'obbligo del consenso informato perlomeno per quanto riguarda la somministrazione di psicofarmaci ai bambini, perché ci sono anche i bambini, 30.000 bambini la stima in difetto in Italia che prendono psicofarmaci, donne incinte anche con conseguenze sul feto, sul bambino che nascerà, eccetera eccetera. Quindi effettivamente quello che manca è l'informazione. Questi bambini possibilmente sono bambini che sono stati tolti dalle famiglie, che non li possono mantenere perché c'è carenza di lavoro, per cui tolgono i bambini, li mettono in un istituto, in quell'istituto possibilmente lo Stato dovrà pagare per quei bambini, magari 50 euro a bambino, circa 50 euro, quindi non sono andato 39 euro, ma io dico, perché non date 39 euro alle famiglie e lasciate i bambini con i propri genitori? Bambini sono che poi per essere tenuti buoni, perché devi capire, un bambino sta questo famiglia, caso vengono poi sedati, tranquillizzati, certo, un giro, no? Però se non sbaglio, una volta noi abbiamo, cioè praticamente non può entrare in un istituto del genere un controllo a sorpresa. Esatto, noi abbiamo avuto difficoltà perché sono strutture private. Okay. Mentre abbiamo fatto i blitz nei manicomi con i parlamentari nazionali che hanno potere ispettivo, in queste strutture purtroppo è impossibile accedere, e se non con un preavviso, loro quindi organizzano questo appuntamento e ti fanno entrare, ma non a sorpresa. Quindi e possono nel frattempo, come abbiamo sentore di diverse denunce, diciamo, informali che abbiamo ricevuto di maltrattamenti che succedono all'interno di questa struttura. Li vediamo anche negli asili, sì, cioè sì. Che magari già è una struttura dove si può accedere magari con delle piccole telecamere. Non voglio minimamente pensare che cosa succede in queste strutture dove non si può entrare. Sono delle strutture blindate, che quindi può succedere veramente tutto, e di sicuro sappiamo che sedano questi bambini con psicofarmaci, perché capite che 8-10 bambini strappati alle famiglie che devono stare lì sotto la tutela, il controllo, la tutela dello Stato, di qualcuno che neanche conoscono, che si ritrovano lì imposto come fra virgolette genitore, ok? Vedi un po' in che stato mentale possono essere questi bambini. Per cui poi vanno tenuti calmi con psicofarmaci. Marco, io ti ringrazio veramente. Molto probabilmente faremo la seconda puntata, perché non finisce là. Purtroppo, per poter caricare il video e per non essere logorroici in un'unica puntata, e finiamo qua. Io voglio dire una cosa: ma quando è che il popolo italiano si sveglierà veramente? Quando? Cioè, tutti mi piace, i link, i selfie, ma la vogliamo smettere? Vogliamo riappropriarci della nostra dignità? E quando? Quando è che decideremo di riappropriarci? Cioè, un bambino che viene sedato con psicofarmaci perché viene tolto alla famiglia, perché il padre e la madre non hanno un posto di lavoro, quando ancora oggi, ancora ieri, l'altro ieri, hanno votato no per la legge anticorruzione, e voi mi venite a parlare di legalità, di giustizia. Sveglia! Sì, quello che serve è, come stai facendo bene tu, informare le persone, perché solo la conoscenza può rendere le persone libere e libere di scegliere. Quindi informiamoci il più possibile. Bravo.